Vediamo un po' come inizia. I tuoi progressi sono automaticamente salvati all'inizio di ogni scena. Ok, non c'è il save. Fa da lui, fa lui. Figo che sia doppiato, tradotto in italiano. E poi ho detto alla mamma. Volevo pony per il mio compleanno. Wow, un vero pony? Già. Volevo farlo brava. Andiamo, Sheila. Sai quanto è grande un cavallo? È andata a ficcare le dita nel naso. Beh sì, la mamma. La tua casa è piccola quanto la nostra. Dove potresti mai tenere un cavallo? Nella tua camera? State zitti voi due! State zitti magari! Mia mamma mi ha promesso un cavallo! E ne avrò uno! La piccola principessina! Come ti pare? Perché devo essere così cattivo? Oh, andiamo! È un ragazzino lui, ok. Stavo solo scherzando! Sì, Sheila, non diceva sul serio. Ok, meno male che non siamo quella tizia lì. Andiamo, Steve, di che ti dispiace? Mi dispiace. Oh, che bella. Incredibile, meno male. Un bel quadretto. Ok. Mi riceverò comunque un cavallo. Sta facendo tardi, devo andare. Ciao. Secondo me siamo quella ragazzina che è appena entrata in casa. Lei è Lidia. Papà, sì, tesoro. Non voglio andare a letto. Mi dispiace, Zucchina. Ma si sta facendo tardi. Diventi scontrosa quando non dormi. Sì, in effetti chi non dorme, chiunque diventa scontroso. No, non è vero. Sì, invece. Succede a tutte voi scimmiette. Che tipo? Papà, io non sono una scimmia. Ne sei sicura? Beh, sì. Eppure giurerei che tu sia una scimmia, con una bella coda lunga e tutto il resto. Papà, sei così divertente. Grazie. Ma i complimenti non parlo da nessuna parte. Ora a dormire, su. Ma papà. Non si può soprassedere. Hai detto sedere. Ho fatto, non è vero? Ma non diciamolo alla mamma, ok? Ok, ma solo se mi racconti la storia. Povero papà. Affare fatto. Fammi pensare. Ok, basta così. C'era una volta una bellissima principessa. Viveva con lo sciamano e il suo papà. In un bellissimo regno molto molto lontano. Era un luogo dove tutto era possibile. E quello chi è? Ma. Ma carino, si può anche scegliere, curiosa, spaventata, emozionata. Ma curiosa, dai. E poi cosa succedeva? Vediamo. Era tutto bellissimo durante il giorno. Ma quando calava la notte tutto cambiava. Era di notte che il mostro si risvegliava e iniziava a cercare la principessa. Se era stata cattiva, il mostro l'avrebbe saputo. Papà, questa storia fa troppa paura. Aspetta, andrà tutto bene. Vedrai. Ora, il problema con il mostro era che nessuno sapeva che aspetto avesse. Il mostro poteva girarsi ovunque, ma solo durante la notte. La principessa non avrebbe avuto nulla da temere, fin quando si fosse comportata bene.
Ma non era sempre così semplice. Curiosa, spaventata, emozionata. Era curiosa. E quello che è il fratellino, è arrivato anche lui a fratellone, cioè fratellone, perché lei è la sorellina. Che roba, che scricciolo. E lui invece è il fratellone. Fratellone sta curiosando, voglio sentire un po' che storia racconta il papo. Mi dico il papo. Andiamo di curiosità. Cosa sarebbe accaduto se fosse stata cattiva? Beh, lei... Ok, di sopra. La mamma. Anche l'ho presa per il fratello. Perdono, signora. Che mi sembra un po' bruttina. Un attimo. Forza. Andiamo, non posso fermarmi qui. Minchia, ormai è iniziata la storia, lascerò finire, non più male. Avrò gli incubi tutta la notte, santo cielo. Ma che bravo papà, vedi? Per finire a raccontare la storia domani, ma che rompi palle. Gli ospiti saranno qui da un momento all'altro. Ah, poverino, la voglio mandare a letto a fare il coglione, via, via, che arrivano gli ospiti, via, via. Ah, fanno scambismo, capito? Ma... Fila a letto. Ora, che voce che ha la mamma. Ma poverina. La poverina, la poverina, ma che mamma cattiva. Capitolo 1, il cavaliere. Non c'è nulla di cui aver paura. Oh, che figo. Non di nuovo. Ah, come cammina la parmocchia. Se faccio la brava, magari il mostro non verrà a prendermi. La poveraccia ha lasciato la storia a metà, adesso si caga in mano. Dov'è Teddy? Sarà lo sacchiotto, il solito Teddy Bear. Ma poverina, ma infatti. C'è anche, cos'è? Topolino sulla maglietta. Topolino copyright free. Non viola copyright. Devo trovarlo. Dai, cerchiamo Teddy Bear. Vabbè. Sotto il letto. Che ho un zunzunz. Casino. Teddy? Sei lì dentro? No, non mi pare. Uè. Cioè, si è illuminato qualcosa qua sotto. Tantissimo anche. Ma che giocattoli inquietanti. Via. Via treno. Eccolo lì, Teddy. Eccoti qua. Hai visto che è uno sacchiotto? Come dici? C'è qualcosa? Nell'armadio? Non lo so. È qualcosa di carino. Sì, Fedone. Bello, sì, è carino. Per ora sì. Però in scala di grigio è qualche colorino. Scomparso qualche colore. Promesso. Ma non c'è niente lì. E invece... Wow! E quello cos'è? Andiamo a vedere. Una luce accecante. Che figata! Carino, bello! Ma che mondo! Teddy! È cambiato il buon Teddy! Sei tu? Ma come? Non è meraviglioso! Cos'è questo posto?
qualsiasi cosa tu voglia che sia. È il nostro piccolo segreto. Un posto solo per noi due. Qui nulla può farti del male o farti sentire male. Ma il mostro? Ecco perché siamo qui. Io ti aiuterò a trovare il mostro. E ti mostrerò che non c'è niente di vero. Forza, andiamo. Aspetta un minuto. Affrontato, arrabbiati. Rispondi spaventato. Rispondi spaventata. Il suo sacchiotto è diventato strano. In effetti è cambiato. È in un altro mondo, si vede. C'è qualcosa che non torna. Mitico Teddy. Carino. Non dicevo, il titolo è breve, eh. Sarà molto breve, però. Scegliamo insieme, così durano un po' di più. Rispondi spaventata, dai. Per me, poi. Vediamo. Vediamo cosa dite voi. Dite la stessa cosa? Bene, se no affrontalo, pedone. Tutti insieme. Tutte le opzioni, no, tutte le opzioni no, dai. Sembra carino, spero che i volumi vadano bene, se no poi alzo un pochettino il volume del gioco, eh. Perché a me sembrava fortissimo, però magari... Dai, spaventata. Non saprei. E come fai? A essere reale? Beh sì. Oh tesoro. Sono il tuo migliore amico. Sono sempre stato qui. Grande. Andiamo, zuccherino. Non c'è nulla di cui aver paura. Me lo prometti? Prometto. Forza. Vai avanti tu. Mi sono proprio dietro di te. Ok, coprici. I go B, you go A. Andiamo. Oh, carino, si controlla tutto con il mouse. È simpatico il sole. Andiamo. Si sente ancora la musica dei cintoni. Dun dun dun. Povera Lidia. Sto sembrando il posto dove iniziare quella bella ranocchia. Potrebbe sapere qualcosa. Andiamo a scoprirlo. Minchia, bella ranocchia. Oh, ma stai bene. Mi sembra un posto tranquillissimo, eh. Però magari le apparenze ingannano. Cosa ci fai, baby? Questo non è un posto per bambini. Non sono i tuoi genitori. Indaga, diretta spaventosa. Non importa. Indaga. Chi sei? Questo non importa. Sei qui tutta sola? Non sono sicuro di sapere dove sono. Ok, puoi venire dentro. Magari possiamo chiamare i tuoi genitori? No, grazie. Sei sicura? Magari le apparenze ingannano, eh. Poi magari è il tipo più simpatico e gentile del mondo. E lui cosa ci dice? Teddy? Il mostro è proprio accanto a te. Lui? Sì? Oh, Nancy! Non potrei fare nulla con lui. Da sola, intendo dire. Tu puoi aiutarmi? No. Per quanto io lo voglia, dovrei trovare aiuto altrove. Ma come? Vabbè, lui ha detto ci guarda le spalle, ok. Sì, esatto. Simbolico. Andiamo un'occhiatina in giro. No, non mi piace, troppo nebbioso, torniamo indietro, dai.
Abbiamo già affrontato, credo. Abbiamo detto che siamo da soli, non vogliamo i nostri genitori e adesso entriamo. Giusto? Ci fai passare? Permesso? Permesso? Ti sento i genitori. Proviamo con diretta. Sei un mostro? Io? Spero proprio di no. Ok, proviamo col resto. Spaventoso. È un aspetto spaventoso. Ah, avrei dovuto vedermi qualche anno fa. Non andavo ancora in palestra. Sono solo grosso e senza capelli. Non c'è nulla di cui aver paura. Ascolta, è tardi, non dovresti stare in giro da sola. Vuoi venire dentro? No, grazie, sei sicura? Proviamo l'ultima opzione, che ti farà divertente. Non importa, ok. Il mostro è prosto proprio anche lui, ok. Ok, no, bisogna guardare altrove, ok, va bene. Poveraccio, lui ci ha detto anche di entrare, ma lei non vuole. C'ho paura. Questa sembra la musica che stavano ascoltando i genitori, Tunz Tunz. Come se la gira lì? Dobbiamo andare verso una nebbia spaventosa, mi sa di sì. Già. Ma c'è qualcuno lì. Un cavaliere. Va bene, sembrerebbe un cavaliere, però chi lo sa. Salve. Tra un minuto. Cos'è, ubriaco? Siamo finiti in Dark Souls. Fammi prima fuggire. Che stai facendo? Stai bevendo? Strafatto di Estus. Ciao, Biduccio. Fammi prima finire. E ormai schiavo dell'Estus. Figo. Si può avere un minuto di pace? Ciao, freghiamogli la bottiglia. Ehi, giù le mani. Oh, scusa. Guarda mia. Scusa, ok, accendiamo il giocattolo. Dove ero rimasto? Oh, ci gusta. Alla salute. Tac. Ficchia. È incumbered di brutto. Devi lasciare giù un paio di robe, zio. Oh. Abbiamo rovesciato la bozza. Ma che era mangia piena, dannazione. Allora adesso potrà venire con noi, vediamo. Mi scusi, signore. Cosa vuoi? C'è un mostro. Già, ne stai guardando uno. Aiuto, andiamo. Stavo solo scherzando. Che rispetto è questo tuo mostro? Non rispondi, dai. Beh, sembra una rana. È un aspetto di un mostro. Non usciamo un po' tutti, tesoro. Che vuoi che ci faccia? Sopraffiamo. Aiutami, spaventalo o intaca. Papparappa. Sì, infatti, incubere di brutto, poraccio. Però sì, dai. Daghiamo? Vai. Ci puoi andare a dare un'occhiata? Perché io? Beh. Buonanotte.
po' lezione potrebbe essere un bel diversivo. Andiamo a vedere questo tuo mostro. Ok, venga con noi. Minchia, sei in cumpo. Non mi sa che è lui il mostro. Ah, eccolo, ecco, minchia. Facciamolo. Sono casato. Andiamo il mostro. Cosa possiamo dirgli adesso? No, niente. Non ci segue l'MLM. Dai. Ma che scarso. Ehi, signore. Si sente bene? Arrow down. Ok. Lo sto facendo. Perché non ti va bene? Papo. Non che non debba trascinare la freccia verso il basso, no. Lo sto facendo, se non ti va bene, non so cosa dirti. Ah, ok, va bene. Questo lo facciamo. Sì, 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 proprio bisogna premere. Perché? Ah, ecco. Più sono grandi, più fanno rumore cadendo. Giusto, mica via? Dove eravamo? Il mostro. Oh, il mostro. Fammi strada. Non è che sei ubriaco. Eccoci. Ecco te. Ma non è un mostro, vero? Ups. Avanti. Oh no. Sa che abbiamo fatto una cagata. Però lei, se no, non poteva andare avanti. Ma questo strozzo di cui parlavi? No, poveraccia. No, cioè. Oh no. Ok, calmati un attimo. Chiudi con la focciuccia bocca. Ma che te la faccio chiudere io? Signore, devo chiedere di smetterla subito. Esci, detti che è femminuccia. Aspettate solo un minuto. Non voglio imbarazzarla di fronte alla bambina. Sta per succedere qualche casino. La verità è che non è un briccio di coraggio, ammettilo. Codardo. Oh no. Per favore non piangere. Cerchiamo il mostro un'altra volta. Mi dispiace. Niente. Ho messo capo. Capitolo 2, lo stupido. Lascia che ti racconti una storia. Teddy? Non so, ma... so che stai... bene. Me lo prometti? Burdello, avete finito? No! Ma c'è la gente che doveva dormire, come fa ad andare a letto, poverina? Come fa a dormire? Ma che madre degenere, poverina, lui papà gli voleva raccontare una storia, ma la madre la manda a letto. Tutto sto casino, ma come si fa a dormire così? Proviamo ad aprirlo ancora l'armadio. Ok, sì, si torna, vai. Capitolo 2. Andiamo. Eccoci. Come oscuro, cavolo. Siamo un po' lontani dall'area giocattoli. Ma lei è più vecchia. Cioè, è cresciuta. Guarda. So di aver fatto un casino. Ma stavolta non andrà così. Stavolta sono sicuro che troveremo il mostro. Vi faremo vedere chi comanda. Te lo prometto.
Congratulations. Stavolta non succederà niente di male. Te la prom... no. Lo giuro. Dove siamo? Non ricordi? E ovunque tu voglia che sia. Non so. Sembra spaventoso. Fidati di me. Non c'è nulla di cui aver paura. Vediamo di divertirci un po'. Allora ti faccio vedere. Che questo tuo mostro non è nient'altro che un brutto pensiero. Andiamo. Mente in su. Non ti fidi di me. Sai, dopo l'ultima volta. Questo è lo spirito giusto. Andiamo all'avventura. Poi dici tu. Cacchio, ho dimenticato cosa gli occhiali. Non si vede niente. Teddy, è buio. E questi rumori, il mostro deve essere vicino. Non avere paura, cara. Non c'è alcun motivo. Ricorda, ci sono io con te. Ok, va bene, sono tu. Namo. Io vedo degli occhi. Comunque gli alberi, li vedo anch'io gli occhi degli alberi. Cazzo, aumentano. Questi sono grossi. Comincio ad avere paura. Ma mi stai portando? Io... sarà divertente. Te lo prometto. Dobbiamo camminare solo un altro po'. Un mostro. Cerca solo di rilasciarti e divertirti. Non andrà come l'ultima volta. Non andrà come l'ultima volta. Ma sono dei sorrisi malefici. Dove cazzo ci ha portato? Voglio tornare a casa, Teddy, voglio tornare a casa. Ha detto che ovunque lei voglia che sia, ma non è vero. Oh, cara, guarda, ci siamo quasi. Ne c'è un certo. Sai dove siamo? Ma certo che sì. Andiamo, veniamoci. Sì, povera bimba. Voglio tornare a casa. Senti, ti prego, portami a casa. Ho paura. Non voglio trovare il mostro. Voglio solo tornare a casa. Silenzio ora. Andrà tutto bene. Voglio tornare a casa. Ci siamo persi, non è così? No. Niente affatto. Andiamo. Un altro pochino. Per favore. Te l'ho promesso, andrà tutto bene. Lo prometti? Sì. Andiamo, zuccherino. Rimettiamoci in marcia. Che storia ci sta raccontando questo gioco? Aiuto. Visto? Sì, dai, va già meglio. L'avevo detto che ci sarebbe andato tutto bene. Cosa sono quelle cose verdi? Lucciole. Non sono bellissime. Ma attenti. Sono così belle. Sono come stelle. Andiamo a vederle da vicino. Non posso andarci. È troppo buio. Ma ci sono le lucciole. Chiediamo, no. Guarda quelle lucciole. Sono come stelle. Quindi? C'è più veloce? No, non lo so. Dove possiamo andare? È chiuso. Vai. Vai tra, Lidia, vai tra. Dai, vai, Lidia. Ok. Quindi?
Ordine sbagliato? Lo so. Ma sì, vabbè. Oh, un nend. Figo. Wow. Bello. Forza, Teddy. Andiamo. Non ho più paura. Avevi ragione. È stato sincero. Non c'era nulla di cui aver paura. Quello che ho detto fin dall'inizio, poverina, vero? Non l'ha creduto. Zuccherino. No, come suo papà la chiama? Anche suo papà la chiama da Zuccherino. Ho stirato il primo tra. Esatto. Sono sicuro che troveremo il mostro. Non ci sarà nulla di cui aver paura. Vedrai. Andiamo, forza. Ok, adesso ci sono le lucciole a illuminare la strada. Ma Teddy, perché sono ovunque dove vorrei? È inquietante. Teddy, questo posto sembra carino. Già? Come ti dicevo, mi lascio un brutto pensiero. Il tuo mostro. Ora me ne vado. Tu divertiti. Te lo sei guadagnato. Che ho, Teddy. Oh, un giullare. Dove diavolo è finita? Sono sparito a tua morte. Che tipo, non puoi mica scappare di quel modo. Povera Lidia, mi ha spaventato. Il soggetto inquietante, su. Aiuto, accecamente. Andiamo. Io si sto cagando in mano, ci credo. Sentiamoci. Tanto inquietante, di solito tutti gli altri parlano poco e dicono tanto. Questo fa tantissimi versi e non dice niente. Stai congelando. Vediamo di farti scaldare un po'. Che strano, eh? Fare in maniera strana, 200 parole per dire una parola. Una parola per dirne 40. Dobbiamo ancora affliggere quel marshmallow. Ma chi è? Però Lidia fa. Adesso va meglio. Mi hai fatto davvero spaventare, sai? Mi dispiace. Ma tutto bene, cara. Aiuto. Temevo, ci fosse successo qualcosa. No, ci rimani più in giro da sola, ok? Mi trasmette un'ansia, dice Gian. Ora, dove eravamo rimasti? Oh, il marshmallow. Non è male, però, appunto. Non è mica male. Diritti. Tiri tiri.
Ma dobbiamo aspettare ancora un po'. Il fuoco non è ancora pronto. Mitici, mitici. Ehi, vuoi sentire una storia? Mi raccontavo sempre storie quando eri un po' più piccola. Che storia. È buffo come il tempo voli. Sembra quasi ieri. Dai, raccontaci una storia. Sì, per favore, raccontami una storia. Molto bene. Con il tuo desiderio in ordine. Questa è una storia divertente. Non fa paura neanche un po'. Promesso? Non prometto. Favorire, favorire. Il tuo orsetto. Teddy. Bisognava alzare il volume dei dialoghi, fanno morire, fanno. L'alpedone. Non è che c'è sotto una tizia, no, Non sai che una volta era vero, orso, il tuo orsetto. Esprimi dubbio, credi, ridi. Io direi ridi perché c'è un cazzo da di... È simpatico, alla fine sta scherzando, dai, un ciullare. Non so, nel frattempo che voi ci pensate un po' su, io guardo un attimo dove arriva Lydia. No, Lydia non è un'azienda, è un videogame. Sto cercando un videogame. King of Peasants, non so, finora hanno fatto due titoli. Lydia, che lo stiamo giocando adesso, e King of Peasants. Peasants, che cazzo si dice? Peasants. E loro sono... Si chiamano Platonic Partnership Unlimited. Finlandia, Vasa, ah. Ah, finlandesi. Ce la ridiamo? Vai. Sì, invece. Io vivo qui nella foresta. Con i suoi amichetti, la sua famiglia. Avevano questa piccola collietta e caverna vicino a un laghetto. E gli orsi avevano tutto quello di cui avevano bisogno. Un giorno, uno di quegli orsi se ne andava camminando per la foresta. Questo orso era speciale. Era l'unico orso viola, il ciuccio branco. Non esistono orsi viola. Non sì che esistono. Ma ce n'è solo uno in tutto il mondo. Ogni tanto questo orso viola si sentiva solo. Perché sapeva di essere diverso dagli altri orsi. Ecco perché gli piaceva camminare da solo nella foresta. Non mi ci faceva la sua passeggiata e mi dà l'improvviso questa ragazzina dietro i cespugli. L'orso si curiosì. Curiosa, indaga preoccupata. Curiosa, dai, ci sta. Lo so, però... Curiosa, direi. Quindi c'era questa famiglia di orsi, c'era l'unico orso viola, sentito una ragazzina dietro il cespuglio dell'aperto e
Curiosa, dai. Cosa è successo dopo? Cosa è successo dopo? Beh, l'orso viola aveva il suo itinerario, ma stavolta aveva deciso di darsi all'avventura. E non rimase deluso. L'orso non aveva visto niente di simile a quella ragazzina prima di allora. Non cenava dietro un albero. La ragazzina era molto carina, pensava l'orso. Poi l'orso giusto che arpestò della paglia. E la ragazzina lo sentì. Ops. Non c'è che non va. Mi hai promesso che sta storia non faceva paura. Ho fatto, vero? Fammici pensare. Sì, la foresta, al buio di notte col fuoco acceso. Cosa pensi? Solo all'inizio la ragazzina ebbe paura. No, solo all'inizio. Ma poi vide quest'orso viola. Si rese conto di che il pauroso l'orso non aveva nulla. Neanche l'orso era spaventato. Lui sapeva che la ragazzina era diversa da lui. Ma lui non interessava. L'orso pensava. Forse può diventare mia amica. E non starmene più da solo. Te ne rimangono lì per un po' a guardarsi l'un l'altra. Poi la ragazza vide l'orso sorridere e cominciarono a camminarsi l'uno verso l'altra. La ragazza era felice. Ut! Un attimo, cara, devo rispondere. No, ma dai! Quindi la storia? Anche l'ultimo, cara, devo rispondere, sei proprio uno stupido. Ma dai, cellulare di merda, non potevi spegnere mentre racconti la storia. Ehi, amico mio, che succede? Quindi tu gli chiedi un po' sciolto. Non posso venire, sono il campeggio con lei. Ciao, non dirlo a me. Ma un uomo deve fare quello che deve fare. Non credo proprio. Beh. Credo che potresti venire. Uè, bello Riccardo. Direttamente qui allora. Non siamo tanto distanti dalla statale. Non ci bevande. Che c'è il suo lei? E tra oggi tra poco ci andrà a dormire. E ti ha fatto morire come parla. Perfetto, allora chiamami quando sei qui vicino. Ciao, a presto. Arrabbiato. È la storia. Andiamo, ora di andare a dormire. Ma no, ma è la storia. Ecco cosa succede a una bambina quando gli dici guarda, finisco dopo la storia. Che incubo terrificante. Ok, vai, vai, pedone. Sì, infatti, ma gli hanno rovinato la nottata, gli hanno rovinato l'esistenza proprio. Mi avevi promesso. Non fare così. E comunque ci ho fatto tardi. Ma avevi promesso. Smettila subito. Non voglio sentire fricchiare una ragazza grande come c'è. Che stronzo. Adesso vai nella tua tenda e dormi. Ma dai. Stronzate quando non pensi, sai, anche contro il tuo miglior giudizio. Insomma, l'unica volta che non l'ho tirato fuori prima, ecco che accade. Uff.
Un paio di settimane dopo, boom! È incinta e vuole che io mi prenda le mie responsabilità. Minchia. Dobbiamo sposarci. Cosa posso fare? 9 mesi dopo arriva questo sacco di gioia. Non capire male. Io adoro la mia scimmietta. Ma è solo che non lo so. E che, insomma, diverso da quanto credi. Non si dorme per un anno intero. Continua a piangere, mi dà ancora i brividi. Una poveraccia. E poi lo storie con la mia signora. Gesù, non farmi cominciare. Grande, è arrivato Teddy a proteggerla, poverina. Apri un'altra bottiglia, ti spiace? Ho già fatto i bagagli. Partirò domani. Poverina, ma che storia triste. Non ce la faccio proprio più. Che intendi dire? Certo che ci ho pensato, sono stanco di giocare alla famiglia felice. Questo è quanto. Oh no. Mio, è più brutta, ma che storia triste. Mi spiace così tanto. Capitolo 3, la principessa. Non sei più una bambina. Teddy? Come hai potuto? Poverina, senza parole. Non è finito. Teddy? Dove sei? Teddy? Ancora sotto il letto? No. Teddy? Dove sei? Teddy? Teddy? Sei qui? La luce! Abbiamo la luce. E lei che è grande adesso. Figo, si vedono anche gli insetti, si vedono in live, spero. Si vedono tutti gli insetti girare. Che cesso? Proprio il cesso. Che cesso? Il cesso di casa. No, vabbè, non è bruttissima. Però ha un che di trasandato. Anche se non è brutta, sono i tappeti. Ha un che di trasandato. L'aspirapolvere sbattuto lì. Le robe buttate sugli armadietti. Non... Vediamo il resto della casa. Si vedono, è bello. Bello come dettaglio. Oh Cristo. Zombie! Va, va, va. Non è credi di attare! Cosa te ne importa, Frank? Va, va, va. Tu non vai da nessuna parte! Ma chiudi il Va, va, va. becco e corri in camera tua! Che cazzo è? Papà adottivo. Ancora, torna lo zombie. Credi di andare. Ma ti importa, Frank? Tu non sei da parte, mamma. Ti vedi becco e torna in camera tua. È il telefono. Adesso posso cliccarci sopra. Che cazzo è, Frank? Il padre adottivo? Mica che merda di tizio è. Eh sì, questa è la sua casa. Sì. Salve, sono... vediamo. Tu vicino di casa, la polizia. La consegna della pizza. Dai, direi la consegna della pizza. Anche se per uno così, secondo me preferirebbe la consegna
di 3 ettolitri d'alcol. Mi sa che i personaggi che abbiamo incontrato sono appunto suo vero papà che l'ha abbandonata, sua mamma che vabbè, insomma, è una stupida, perché poi si è messa insieme a questo embriacone che sembrerebbe la rappresentazione del cavaliere di prima, quello ubriaco. Pizza, polizia, vai, pizza. Papà. La pizzeria! Saremo andati tra pochissimo col suo ordine. Vivo col fottuto sussidio. Puoi anche consegnarla la pizza, ma di certo non ti pagherò. Addio! Ma che. Che razza di soggetto? Niente, non è andata bene. Però è divertente vedere le risposte. Salve, sono la polizia. Stiamo facendo un'indagine. Potrebbe dare un'occhiata alle sue finestre, per favore? Dite sul serio. Di sabato pomeriggio. Io pago le tasse fino all'ultimo centesimo. Ma come mica vi viene col sussidio? Devi aspettare, io faccio il vostro lavoro. Se siete così preoccupati per le mie finestre, venite a controllarle da soli. Mi chiedo che soggettone. Che miseria. Niente, proviamo con la terza, andrà bene. Salve, sono il tuo vicino di casa. Salve, sono onorario per una telefonata, cosa vuole? Si tratta di. Ah, ok, era questa la risposta giusta. Tua figlia, la tua auto. Ah, la tua auto, dai. Tratta della tua auto, che è successo? Beh. Qualcuno l'ha graffiata, è stata rubata o ci sono i poliziotti in giro? Graffiata mi piace, graffiata mi piace. Non ce l'ha l'auto. Poliziotti? Rubata? Tutti una risposta diversa. Partiamo dalla polizia, dai. C'è una macchina polizia qui fuori, mi prendi per il culo, vero? No, io avrei sentito la polizia, sono stato in casa tutta la sera, ma addio, cazzarola. Non duro, minchia, non riesce a farlo smuovere. Non più per niente. Proviamo col graffio stavolta. Allora, sono vicino di casa. Tra l'altro, prendo il foulard, cosa vuole? Si tratta di. La tua auto. Cosa è successo? Beh, qualcuno l'ha graffiata. Cosa? Dice sul serio? Porca puttana! L'avevo fatta riverniciare meno di una settimana fa. C'erano dei tizi che. Li hai visti bene in faccia? Prima ho provato a forzare le porte, poi hanno cominciato a graffiare l'auto. Cristo santo! Li hai visti quei bastardi? Dove sono andati? Sono andati verso il centro commerciale. Se fai in fretta riesci ancora a beccarli. Grazie. Vedi, puttana! Soggettone, oh. Com'è successa la vita della povera Lidia? La madre si è messa insieme a un coglione. Quanto pare. Anche la madre. Neanche lei non sembra a postissimo. Dove diavolo stai andando? Con tutte le mosche che le girano intorno. È ben mezzo della notte. Io alle mie spalle facendomi morire di paura. Dove stai andando? Io. Non balbettare come una stupida. Rispondi alla domanda. Diretta, eludi, inganna. Inganna, dai. Non so più, botte, botte. Inganna, ti sono inganno. Ho dimenticato una cosa a scuola.
Pensi che io sia stupida? La scuola è chiusa nel fine settimana. Sono stanca di tutto questo. Non mi posso fidare di te. Vai, forza. Spero che tu ti diverta un mondo. Uno di questi giorni ti capiterà ciò che ti meriti. La Madonna. Ma poverina, ma povera Lidia. Ma che madre di merda. Uff. Una povera Lidia. È bello però, mi sta piacendo finalmente. Sheila. Yo, vediamoci al parco giochi, sono così gasato. A presto, così gasata. Ok. Xoxo. Baci, baci, bacioni. Tutti. Andiamo. Eh sì, infatti. Oh. Rallenta, bello. Fai passare la ragazza. Mi dispiace. Tutto a posto. Ok. Non ne posso più. Sto bene. A quanto pare ogni cosa che ogni scelta portava va tutto bene. Tanto non li conosci. Non li conosci. Ma bello questo però. Bello, bello, bello. Molto bello. Questo mi è piaciuto tanto. Nei suoi pensieri, appunto, è distrutta, però i due sconosciuti che cosa potranno mai fare per lei? È tutto bene. Dovrebbe arrivare la sua amica? In quanto pare che Steve sono in ritardo, devo ammazzare un po' il tempo. Vabbè, facciamoci un giro sulla giostra. Bene, anche la telecamera, dai, non è scontato, eh. E stringa così, tac. Opla. Sei già lì, faremo un po' tardi. Scusa, ci vediamo presto. Accidenti. Facciamoci un giro qua, dai. Attendiamo. Mitico Teddy, chissà che fine ha fatto Teddy. Opla. Dove cazzo sei? Torna a casa ora, papà. Bello, tra i 10 milioni di virgolette, papà. Ma per dire, non è, insomma, non è il mio papà. E ormai penso che sia un adolescente, Johnny. La voce è sempre quella, almeno riconosci, ti medesimi di più. Siamo qui, bella, lo senti Steve che suona, stasera si fa festa. Dov'è? Eccoli là, forse. Sì, sono laggiù. Si vede la luce, si vedono i fari. No, oh, alleluia. Ah, ma la sua vecchia amica, quella che voleva un pony. Minchia, oh, vai piano, porcolina. Come va, bella? È rimasta un'occa lei. Oh, vai piano, porcolina. Ciao, ragazzi. Ah, ma quella è cagata, poverina. Scusa Ricciardo, sì, ma ho avuto dei problemi col motore.
Tutto ok. Andiamo alla festa. Ti è piaciuto tutto? Sì. Ho avuto dei problemi. Stasera faremo crollare le pareti del casino. Yeah. Sì. Dobbiamo rifare la festa in giornata. Sto andando il più veloce possibile. Pur così che si fede piano. La festa non andrà da nessuna parte. Dio, scusa se ho chiesto. Mi ubriacherò così tanto stanotte. Come ci vogliamo sballare? Cicchetti a birra. Cicchetti, birra, qualsiasi cosa funzioni, dai. Io direi qualsiasi cosa funzioni. Vedi, devo ricevere il poi. È rimasta una reginetta, è rimasta con la coroncina, però carino, almeno ti fa riconoscere il personaggio dopo anni e anni, anni. Non sia sì. Qualsiasi cosa funzioni, giusto? Giusto. L'altro giorno Steve e io parlavamo e abbiamo realizzato che, nonostante ci conosciamo uscire più dell'asilo, di te non sapevo proprio nulla, infatti erano i suoi amici di prima, no? E allora? Beh, credo che sia un po' strano. Una delle mie più vecchie amiche sia praticamente una sconosciuta. Non ci avevo mai pensato veramente finora. Ma io, personalmente, vorrei sapere con chi me la faccio. Dici qualcosa di te. Qualcosa di imbarazzante. Ma tu li farò anch'io dopo. Io... inchietato tutto qua, ho sempre più forte. Una volta pensavo che ci fosse un mostro nel mio armadio. Un mostro, Sei mai riuscito a catturarlo? No. No, era solo un pensiero inquietante. Io lo so sul serio che l'uomo nero è reale, sai? Come... infatti il mostro a cui Davide la caccia potrebbe essere il mio Steve. Dato che a volte so essere un grande stronzo. Che già sta andando fortissimo. No! Perché? Cosa c'è che non va in lui? Nulla, ma... il mio Steve è troppo per te, Cristo santo, Sheila. Scusate, non so che non mi sia preso. Non è la prima volta ultimamente. Allora, dimmi di più su questo tuo mostro. Come hai fatto? Grande piccolo non lo so. Non era grande, una rana gigantesca. Ho sempre pensato, sarebbe stato questo grosso e... non mettere solo la tua immaginazione, mi gioco tutti scherzi. Non sei più una bambina, lo sai. Beh, in tutto ciò non è male, Steve. Non dare retta a Sheila, ma come un matto. Tutti noi abbiamo i nostri mostri. Non c'è nulla di cui vergognarsi. Steve, Dio, mi spiace così tanto. Cristo. Sono a corto di sigarette. Rana con le corna, mitica. Passeresti un pacchetto nuovo, Sheila? Forti di Steve. Tac. Preservativo, tac. E siga. Grazie, tesoro. Come fai il gioco di sicuro? È tutto molto surreale. Dì la verità, va. Ho visto cosa fai i miei genitori. È così che so che esiste. Forse pensi solo troppo a certe cose. Cose ragazzine, intendo. Ehi, tesoro. Lascia rispondere lei. Che ne dici? Scusami. Volevo solo fare un po' di conversazione. È rimasto un imbecille. Come quando voleva il pony. Cominciamo di nuovo. Cosa vuol dire con di nuovo? Sono forse un peso troppo grande per te. Minchia, non metti di nervi. Sta guidando con una mano sola mentre fuma una sigaretta e mentre va come un bastardo. Andiamo, piccola. Chiudiamola qui prima che finisca male, ok? D'accordo. Dio, mi serve un drink.
Ecco il drink. Grazie. Minchia, fuma, beve, che va di qui. Sei proprio strana, sai? A dirla tutta, non so proprio nulla di te. Da dove vieni? Diciamo la verità. Non sai dove vivo, sei... Voglio dire, sono uscissimo con te. Ovviamente passerei tutto il tempo in parco giochi, da sola. Sai, così provo compassione per te. Ma che stronza, oh. Non parlare in quel modo, bravo, bravo, mi piace Steve. Gesù, Sheila, se fai una domanda, ma che cazzo te? Proprio non mi dai pace, perché non mi dai pace? E sono una ragazzina strana, seduta sul nostro sedile posteriore. Chi se ne frega di cosa da dire, mica che puttana. Sheila è seduta proprio accanto a te. Sentiamo, te ne frega così tanto di sapere cosa da dire. Andate a letto insieme, eh? Rispondimi, brutto bastardo. Dannazione, Sheila, mi sta cazzando di brutto e non guarda più la strada. Sì, infatti, starebbe a aprire la porta. Non stanco di sentire continuamente questa fottuta canzone, è tutta nella tua testa. Continua a dirtelo ancora e ancora. Sai, Steve ha ragione, non c'è nulla fra di noi. Mi piace. Ma pensate forse io sia cieca? Non vedo il modo in cui vi guardate. Mi chiedo incazzatissimo. Sono così stupida. Sei stupida. Da quando è che va avanti questa storia? Sei. Sente davvero che io sia tanto stupida? Stiamo insieme da quando eravamo bambini. Sono sempre comportata bene con te. E le cose che mi ringrazi. Cioè, l'hai tutto nella tua testa. Interrompi, reggi il gioco, una figata, panico. Panico in realtà, minchia, stanno litigando mentre va al 180. Torniamo a casa nessuno. Panico? Panico! Non resta in silenzio, dai, panico! Reggi il gioco. Aiuto! Minchia come viaggia, oh! Allora, sta guardando sempre meno la storia perché la strada perché è cazzata una bestia. Non ci credo, mica che palle, oh. Cazzo di principessina con sua minchia di pony, oh, ma vai a cagare, va. Dai, reggi gioco panico, dai, qualcuno sblocchi. Madonna. E povera Lidia, tra l'altro, grazie di situazioni di merda, cioè, genitori, due teste di cazzo. Gli amici, due teste di cazzo. Panico, dai. Mettila, non riesco a... Sta zitta! Ah, beh, ci avrebbe interrotto comunque. Nessuno ti ha chiesto di intervenire. Attento, Cristo. Un po' forte, oh merda. Ma mica Sheila è andata, cioè proprio non c'è più. Ah, mica siamo anche sotto sopra. Cazzo, ecco perché. Giustamente. Meno male che aveva la cintura grande, sono incastrata. Cristo, che casino. Sono incastrato. Ok. Don't panic. Qua c'è il coltellino. No, sono incastrato. Ok. E... oh, cazzarola. Eccolo. Preso. Trrr. Aia.
ti avevo detto. Ma che strozza, minchia, ma vaffanculo. Cioè, neanche tirate, vai lì a dirgli che ti avevo detto. Minchia, ma che porco. Ti avevo detto che ti sarebbe capitato ciò che ti meritavi. Hai idea di cosa mi abbia fatto tutto questo? Io? Sei felice di essere viva? Sai cosa è successo ai tuoi amici? Io non so cosa sia successo. Dici sul serio. Non hai idea di quello che avete fatto? No. Quel tuo amico, Steve, era ubriaco e guidava un'auto e poi l'auto si è schiantata. Preoccupata? Cosa è successo a Sheila e Steve? Oh, sono morti entrambi. La povera ragazza seduta sul sedile davanti si è schiantata nel parabrezza. Vergogno così tanto di te. Ma che? Non vaffanculo. Spero che tu sia fiera di te stessa. Oh no, io, oh no. L'unico motivo per cui sei ancora viva è che qualcuno è riuscito a tirarti fuori dall'auto distrutta. Ma questo non servirà a riportare in vita i tuoi amici, giusto? Cosa ti è successo? Perché mi stai facendo questo? Non è stata colpa mia. Ero sul sedile posteriore. Sono morti per colpa mia. Non ti riconosco più. Questa è una faccenda di cui si occuperà la polizia. Dovrai affrontarne le conseguenze. E lo farai da sola. Non sei più una bambina. Io dovrò avere a che fare con i servizi sociali. Cosa diavolo ho fatto per meritarmi tutto questo? Capitolo 4, la matriarca. Hai rovinato tutto. Ma povera Lidia, non tornati in lei, bambina. Grazie, Pedro. Grazie, Johnny. Grazie, grazie. Grazie, ragazzuoli. La povera Lidia. Ah, stavolta possiamo attraversare la porta? A quanto pare sì. Fase onirica a manetta, bello però. Nessuno si cura di lei, povera Lidia. Forse. No, finora non ci ho notato nessuno. Ecco perché il mostro, gli alberi orripilanti. L'ubriacone che poi alla fine se la prende, appunto, come si chiama? Il cavaliere ubriacone, quello encumbered, che se la prende con il ranocchione gigante che è cornuto, che appunto era suo vero papà. Ehi, che ci fai tu qui? Non avevo idea che ci fossero bambini. Ascolta, non devi preoccuparti, ci stiamo solo divertendo un po', che è tutto sotto controllo. Dovresti tornartene a letto. Impaurita, irritato, cortese. Dai, decidiamo insieme mentre la telecamera stringe sempre più su.
quest'unico personaggio che finora ci ha dato retta. Cortese, dai. Ehi, signori, non riesco a dormire a causa del rumore. Che peccato, ci hai provato come si deve? Beh, sì. Allora ritentaci nuovo, ok? Ehi, signori, non riesco a dormire a causa del rumore. Che peccato, sì, allora ritentaci nuovo, ok? Irritata, dai. Non riesco a dormire a colpa del rumore. Non fare l'arrogante con me. Non succede mica tutte le notti. Ah, stai cominciando a scocciarmi. Anch'io che personaggi gentili quanto fanculo, io me ne vado. Anch'io che soggettone. Dovresti essere a letto, ci dice anche quest'altro soggetto. Porca sei coi piedi. Irritata. Non riesco a dormire a causa del rumore. Su. Presto sistemerà tutto, ma è molto tardi, devo tornare nella tua stanza. Cortese, ho provato ad addormentarmi, ma proprio non ci riesco. Forse dovrei andarmi. Non voglio tenerti sveglio. Tu abbi cura di te, ok? Ok. Qualcuno gentile c'è, dai. Che cazzo di festa è? Porca puttana. E per una bambina ci sta che alcuni sembrassero dei giganti. Osti, c'è qualcuno che si incapretta qualcuno sul divano. Che cazzo? E questo? Psst! Ehi tu! Vieni qui! Mi andresti a prendere da bere? È una bella situazione in ballo qui. Se capisci quello che voglio dire. Impaurita, amici, sembra un fantasma. Io non posso andare in cucina. Aspetta un minuto. Sei una bambina. Dove sono i tuoi genitori? Impaurita, non lo so. È veramente da irresponsabile. Meglio che tagli la corda prima che qualcuno chiami la polizia. No, sembra che si stia facendo qualcuno sul divano, Gianni, c'è proprio davanti qualcuno. C'è proprio, sta facendo qualcuno. Aiuto. Questa è l'ultima che possiamo mandare via. Minchia, non mi senti molto bene. Come si sente? Che mi sento davvero troppo. Mi sento malissimo. Cortese, ha bisogno di aiuto? Forse no, spero. No. Passami un asciugamano, merda! Succede tutte le volte. E ora devi mettere il tappo. Porca miseria. No, anche lei se ne va, minchia. È stortata che si è presa. C'è qualcun altro? C'è un tizio, minchia, che cazzo stai facendo là sotto? Welcome. Visto qua sul tappeto. Manca qualcuno. Ah, la porta, insomma, se ne va lì, eh? Aspetta! Oh, Teddy! Mitico Teddy. Mi dispiace per tutto. Ti prego, non devi non andare fuori, non c'è nient'altro che lacrime lì. Teddy, non hai mantenuto la tua promessa. Lo so, questo mi spezza il cuore. È davvero così, ma tu devi fidarti di me stavolta. Cosa c'è lì fuori? Guarda, il mostro non era quello che mi aspettavo. Ora so come è fatto. Non andare lì fuori. Non voglio che tu ti faccia del male. No, Teddy.
È già successo. Non so, e mi dispiace, ma devo affrontare il mostro. Ok, ma da sola. Ok. Addio, Teddy. Addio. Quitangi. E Teddy aveva il baffi come il papà, una specie di... Non so se suo papà le stesse chiedendo scusa, sì, però ormai. Non c'è niente qui. La Madonna! La Madonna! Madre, bene, bene. Ho sentito che mi stavi cercando. Perché ci hai messo tanto? Allora, cosa ci fai qui? Aggressiva, solo difensiva, spaventata. Aggressivo, no, non lo so, DPS. Non c'è. Solo difensiva, va. A parte che adesso è con la faccia sorridente, magari dipende da che maschera sta usando, però non lo so, perché è proprio più profondo di così. È un po' più profondo, però potrebbe essere. Vediamo, dai, sulla difensiva. Non mi fai paura. Oh, davvero? Non mi inganni. Dovresti rabbrividire al mio cospetto, ho fatto del mio meglio. Ti ho dato tutto, ma tu continui a deludermi. Qualsiasi cosa io faccia. Per quanto io ci provi, si tratta sempre soltanto di te. Pensi che riguardi sempre solo te, vero? Per una volta mettiti nei miei panni, sei la madre, la madre. Tu pensa cosa ho passato io. Cosa ho dovuto soffrire. Fatto solo per te. E per cosa? Vergognati. Cosa ho fatto? Non è ovvio? Devo proprio dirtelo in maniera esplicita? Cosa? O posso crederci? Tu davvero non sai di cosa si tratti? Tutto questo è ridicolo. Non capisci? Hai rovinato tutto, mi hai forzato la mano. Non sarei qui se non fosse per te. Sto male per colpa tua. Pensi davvero che mi piaccia ciò che devo fare solo per sopravvivere? Sono io la vittima qui, vivo in inferno, giorno dopo giorno. Se non fosse stato per te, sarei ancora sposata. Non sarei sola. Non mi sentirei sempre così infelice. Non sarei malata. Non dovrei fare niente di tutto questo. Credi che mi diverta farlo? Aggressiva, sì, parla chiaro e non borbottare in quel modo, è tutta colpa tua, non mia. Mi hai forzato la mano, io mi sparmi il fiato, sono stanca delle tue scuse, è sempre colpa di qualcun altro. Non sei in grado di prenderti le tue responsabilità. Proprio non capisci cosa significa vivere con questa malattia.
Non ho scelto io tutto questo. Ne ho abbastanza di te. Sei la cosa peggiore che mi sia mai capitata. Mi hai rubato tutto. Io ti ho dato la mia vita e per cosa? Restare da sola, vecchia, distrutta e malata. Non ho mai voluto questo. Non è colpa mia, sta zitta, non ce la faccio più. Perché mi stai facendo questo? Non fai altro che prendere. Finché non resta nient'altro da dare, a dire la verità, vorrei tanto che tu non fossi mai nata. Se potessi tornare indietro, cambierei tutto. Bene, fai bene a piangere, vedrai. Troverai il mostro semplicemente guardando nello specchio. Non è colpa mia, è tutta opera tua. Avresti dovuto fermarmi. Ma non c'eri. Immagino che per te sia risolto tutto e finalmente hai ottenuto ciò che volevi, non è così? Indifferente, non mi importa più nulla. Come osi guardarmi in quel modo? Io sono qua, mezza morta, in un letto di ospedale, e tu osi guardarmi in quel modo, dovresti vergognarti. Non capisci, non avevo altra scelta che prendere quelle pillole. E tu non eri lì per fermarmi, non hai idea di cosa abbia passato. Eppure, eccoti qui, a guardarmi, a giudicarmi. Non mi sento già abbastanza infelice, sono quasi morta. Non lo vedi? Era un grido di aiuto. Ma a te non importa affatto. No, perché tutto è tornato intorno a te. Perché devi sempre ruotare tutto intorno a te? Non si tratta di te ora, sono io a stare male, non tu. Non ti importa nessun altro che oltre di te stessa, sai? È proprio il contrario. È sempre stato il contrario. Sciocchezze, io ti ho dato tutto, e questo è il modo con cui mi ringrazi? Sono tua madre, non una specie di mostro. Sei la cosa più preziosa per me, posso provartelo? Una scatola piena di foto, non ce la passavamo poi tanto male. Pensi davvero che una scatola piena di foto posso sistemare tutto? Dai, solo uno sguardo. Quelli sì che erano bei tempi. Eravamo felici, tu, io, tuo padre. Era tutto perfetto. Non puoi dire sul serio, non mi riconosco nessuno di quelle foto. Posso dirtelo anche senza guardare, proprio non capisci. Ma se solo tu... No, io la chiudo qua, non ne posso più. Addio. Non andare, ti prego. Con te ho chiuso. Aspetta. Torna indietro, torna qui. Non puoi colpare me. Guarda solo le foto, le ho fatte nel mio meglio. Mi accorgeresti se solo guardassi le foto, quelli erano bei tempi. Bello, 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 bello. Breve ma bello. Cavolo, c'è la vita qua dentro. Bello, bello.
Cavoli. Grazie a tutte le nostre famiglie. Bella storia, cavoli, bella bella. Bello, bello, bello.